Minimo sforzo non lo so, noi abbiamo cercato di dare tutto quello che avevamo, sicuramente una squadra abbastanza esperta, siamo stati in difficoltà sicuramente per il tipo di terreno di gioco a cui non eravamo abituati, però ecco, con l'esperienza, come sta dicendo lei, siamo riusciti a tirare fuori 3 punti che per noi in questo campo sono fondamentali. Abbiamo sofferto, come ripeto, forse nei primi 20, un quarto d'ora, 20 minuti al secondo, e lì siamo andati un po' in difficoltà, siamo rientrati male, siamo rientrati convinti di, come dire, di poter cominciare subito a fare la partita, però Lagnone non ce l'ha permesso, anzi, ci ha messo molto in difficoltà, e da lì siamo poi riusciti ad uscire. Come tradizione calcistica proprio siamo per il settore giovanile. Da quest'anno il presidente ha deciso anche come dire, di puntare ancora di più sul settore giovanile, e la nostra speranza è sempre quella di rinverdire i fasti di un tempo, cioè siamo la società che in Italia forse quella che ha vinto più scudetti a livello di settore giovanile, quindi abbiamo una tradizione dietro importante che cercheremo piano piano di rinverdire. E oggi qualche frutto si comincia a vedere. Oltre a quelli che hanno giocato oggi, ci sono anche altri ragazzi in panchina, anch'essi molto validi. Sarà un campionato in cui ci saranno Cesena in primis, anche se non so i risultati di oggi, però sulla carta Cesena in primis, e poi altre 4-5 formazioni che hanno sicuramente molto, mo, molte, molte più chance rispetto ad altre un'altra decina di squadre che lotteranno fino alla fine, tra cui noi che lotteranno fino alla fine per cercare di salvarsi. La differenza tra le rose è talmente tanta che probabilmente andrà a finire così.